Io sarei per Mukla qua. Queste sono tre più da Mukla che da Elise. Tra l'altro, anche tre armor in meno rispetto a prima. Feline e Isera penso che siano spazzatura. Isera l'abbiamo giocata prima con Pinus, però è sembrata abbastanza scarsa. Quindi io andrei di King. Andiamo col King. Sono Mac e Demoli, secondo me sono le tre migliori per il King. Per cui Mac è la migliore. Te vuoi fare Buster Build in genere qua. Il mio comandante preferito è Una tornato. Siamo mummietta. pronti a cominciare? Ok. Di Elise 4 armor, senza Murloc, cioè punti, tanto con Elise punti sempre a salire alta, no? Non puoi fare né le combo con le bestie, perché le 5 non ci stanno. E quindi o vai al 6 e fai Buster build anche con Elise, o fai Draghi build. Adesso La battaglia mi metto infuria a da fare fuori. Trickster. Senza Macao, ci facciamo carriare da lui e poi vediamo cosa esce. Che tecnicamente sto re dovrebbe essere mega solido. Vediamo se paga. Si punta a fare la tripla 6, cercare il Buster, cercare il Pipi e fare la tua top 3. Vincere è difficile, mi sa che sono riuscito solo una volta a vincere con Mukla. Però la top 3, se tutto, se non ti capita il tizio che è straforte per il Ribaltare la turno, situazione. per, diciamo, nei turni early. Il suo lo fa sempre. Vol'jin è buggatissimo con draghi. Però ha missato il drago 1-3. Per ora. Però ci sai fare. Vogliamo prendere il token? Vogliamo prendere, o vogliamo rollare per lo scudo? Per me il token non è male. Anche se la verità è che poi la mummia. Quindi no, forse non è da prendere. Penso che rolliamo. Cioè, il token è buono se vogliamo livellare un turno prima. Ma non ci sta. Roll. Sono usciti gli stessi pezzi. E allora che si fa? Si prende? Si prende il token o prendiamo il drago 1-3, che è buono il drago 1-3 su cui spostargli le vite. A questo punto mi sa che facciamo davvero coppia di drago 1-3. Buddy che dovrebbe arrivare turno dopo. È stata una partita che sono riuscito a fare il Buddy a T3. Non so se l'avete vista. Ecco il robocucciolo. Se prende il robocucciolo qua si prende comunque la coppia di drago. Mi sa che si prende comunque la coppia di drago. Si prende comunque la coppia di drago, poi il turno dopo iniziamo a tirare le banane sull'ingannatore, un po' sul ingannatore, un po' sul buddy. Tengo la banana, quella piccola, perché tanto sto fight secondo me lo vinciamo lo stesso e poi la tiriamo quando arriva la scimmia, che è il buddy appunto, che ti dà il buff extra, quindi per non perdere stats tiro solo le banane giganti. Visto che ne sono uscite tanti, secondo me non c'è bisogno Continua così, forza. di tirare anche questa piccola. Beh, lo distruggiamo. Ok. Scimmia pazza. Gran bel Chi c'è lavoro. qua? Mantieni la pressione. Però non lo so. Cioè, alla fine da tre vite e mi sfancula tutta la curva. Quindi non penso di comprarla. Sto giro provo una strategia diversa. Spalmare le banane. Anziché tirarle tutte sul Trickster. Vediamo se paga. Troppo solido Muclone. Muclone è solido. I primi turni non perde praticamente mai. Dopo il problema è negli ultimi turni. Continua così, forza. Abbiamo un altro bel 100%. Tra l'altro un attacco di questi draghi fa da solo praticamente il giro del buddy.
Avrei spalmato le banane, sembra una buona strazza, che stanno tutti rimanendo con un poca vita sti pezzi. Guardate bene, 235, ok. Abbiamo comunque battuto Ramo Grigio che ha due canaglie e due mummie a T5. I tuoi servitori hanno dato tutto. Belli questi. Allora, le giocate qua sono due, secondo me. O si fa tipo 1-3, mozzo, demone, e poi vendi mozzo. Però, come triple al 5, vuoi praticamente trovare solo barone, e quindi non è che sia al massimo. Oppure prendi tipo mozzo, demone, un altro pezzo, vendi il mozzo, fai banane, ti tieni il drago lì e lo tripli poi al 6. Forriper è scomodo, però non ha attaccato bene. Ciao Crazy. I tuoi servitori hanno davvero dato tutto. Livellare adesso è una follia, perché comunque la coppia di demoni non è male. Sì. C'è che prendere Harvest Golem a T7, sembra come buttare il gold, eh. Però la triple al 5, cavolo, cos'è che si prende? Cioè alla fine tutti non c'è neanche il Murloc 2-6, cioè veramente solo barone. Beh, non ci sono i Murloc, quindi Bran fa schifo. Potevi prendere Fango o sei Tribe. Holdare la tripa mi sembra un po' con Seed come play, non lo so, guys. Che anche farla in realtà è scarsa come giocata. Prendo questo pezzo. Avanti, quindi buono. Questo si è trovato Kalegos e Scalebane dal bar. Ma poteva andargli meglio, ma sicuramente anche peggio. Cioè, comunque ha trovato un Kalegos che probabilmente ha preso Murozond. Ce l'ha in mano. Bello questo. Mantieni la pressione. Quindi, vabbè, tripliamo. Facciamo questo qua. Allì, Abemus Buster Build. Premiati per aver fatto la triple 6. Bene, prendo ovviamente il modulo. Non ci sono le bestie, quindi comunque il modulo per attaccare al Buster, secondo me, vale la pena prenderlo. E non ci sono manco i vero spiri, ma noi con le banane possiamo tranquillamente mandare il barone fuori dal range di Zap e ci siamo, insomma. Stai andando bene. Dovremmo perdere in teoria qui, invece no, ce la giochiamo ampiamente. Pessimo pezzo che ha preso vita. Vabbè, ho perso, ma alla fine mi prendo solo 5 danni, quindi va benissimo. Tra l'altro stavo pensando che aver preso la trippa del drago è molto meglio di aver preso il buffbot, che c'è stata quella scelta che avevamo dovuto fare poi all'inizio. Battaglia estenuante, rimettiti in sesto e torna a combattere. Kalegos. Prendo questo qua. Module. Niente roll. Niente. Bello questo. Si fa. Allora, aspetta, prima abbiamo giocato contro Gully Wix. Ah, niente. Triplo lui. Esattamente ciò che stavi cercando. Altro Buster. E ora dobbiamo solo capire queste banane se le vogliamo holdare.
per fare tipo su un Deviabot poi dopo, se le vogliamo tirare su ingannatore. Cioè, tanto noi qua andiamo a Mech, no? Questo qui l'ho preso perché abbiamo vite e alla fine è come se ti dà un'altra tripla dopo. Secondo me era giusto, no? Kalegos e Zap erano inutili. Quindi la mia idea è stare momentaneamente con questi, ma non credo che kipperemo ingannatore. Anche se ovviamente con Barone fa il suo ingannatore, ma non credo di volerlo kippare. Cioè, due Buster... Andiamo sempre full Mech build, direi. Anche con Baron. O sbaglio. Tra l'altro non ho ancora Baron, quindi... Stanno puntando Sarei tutti. più per tenere questi, tirare sui Kangol, su Baron, sui Deviabot, tutti questi qua. Vabbè, un altro Believer che è andato a cercare Kalegos a fare draghi, ma... Sai quante volte anch'io ho provato a fare draghi ultimamente? Troppe? È ora di tornare a fare mech, ragazzi. Più solidi, meno sofferenze. Magari anche meno primi posti. Però almeno fai anche meno settimi e ottavi. Allora, lui è interessante. Può essere utile da attaccare a un Deviabot. Però mi sembra un po' precoce. C'è di meglio. Vogliamo andare a 6, ragazzi? No, al momento non ci sto. Roll. Roll. Argo su questo. Roll. Roll. Dai, palle. Bran fa schifo. Roll. Non prendo niente. Non prendo niente di questi. Deviabot. Deviabot è ok. So che non mi scoccia un po' non fare le banane. E dovrei vendere la mummia. Però si può fare. Questi due non posso venderli. Allora, non posso vendere finché non trovo Baron. Almeno prendi il turno dopo venderemo. Non ho fatto hub perché lui potrebbe darmi una tri. Facciamo così, dai. Tanto alla fine al 6 mi serve solo la tripla di 4-Hip. No, di 4-Hip, di Omega Buster. Andando al 6 c'era la chance che lui mi desse un Omega Buster dorato, ma è una su un milione. È più probabile che vinciamo il Super Enalotto. Attenzione. Però il Super Enalotto in realtà è meno di uno su un milione. Quant'è che ho? Sì. Uno su 600, 680 milioni, tipo. Vabbè, questo sta avanti. Noi abbiamo praticamente rollato a vuoto sto turno, quindi ci sta che stiamo sotto. Bello, bello. Where is Baron? Kangor è ok. Un servitore in meno, una moneta d'oro in più. Praticamente vendo questi tre e chiudo con cannone, Kangor, Deviabot con Menas. Se no vendo solo il drago e mi tengo questo qua e rollo. Sei dead. Anche a me non Tra l'altro piaceva. potrei anche Eccoti una moneta triplare. d'oro per il disturbo. Uno schifo. Serve una mano ferma. Proprio brutti sono. Leggendaria! Minore di 3. Minore di 3, grazie mille Spaceboy Yo-Yo, il secondo mese. Grazie. E che bello che ho capito basta. Decide lui quando attaccare qua sul numero di danni da prendere. Gli sta andando bene.
Magari mi sbaglio, ma io non credo che mamma e Gini siano troppo scarsi. Gini sicuro. Mamma non direi. Mamma è close. Mi serve altro Kangor, Barone. Kangor c'è. Barone, ragazzi, serve. Tro di bot onesto. E Barone, rip. Allora facciamo saltare Ingannatore, la scimmia, Ginny. Chiudiamo su altro Deviabot. Quindi semplicemente tiro le banane sul Kangor per non farlo colpire da Zap. Sì, una di queste tiro. Questo non è un luogo per mortali. Serve una mano ferma. Sì, che poi la scimmia sta un altro turno. Forse potevo ottenere il demone e vendere la scimmia, effettivamente. Se lo manda a 5, o 6 domande. Era meglio invertirli. Vabbè. Sì, l'idea è che devo trovare Barone e quindi ci sta a far saltare la scimmia. Cioè, tiravo il bananone qua. E non riuscivo comunque a mandarlo sopra il range di Zap. Alla fine va bene così. Stai andando bene. Così è giusto. Non mette Zap. Però siamo protetti appunto da un eventuale Zap. Vedete, alla fine Vol'jin ha perso d'anima, è riuscito a fare top, e non ha vinto semplicemente perché becca noi che siamo il counter. Cioè, alla fine Vol'jin è counterato dalla Build Mac, ma se... perché poi qua non ci sono le bestie. Se fossero state le bestie sarebbe probabilmente finito in modo diverso. Però è, è di una solidità disarmante Vol'jin. Bene, comunque abbiamo vinto. Cerchiamo con tutti i Shiroll un barone per chiudere con quello. Kangor non si piglia. Posso prendere egg. Posso prendere egg. Magari non ora. Ci possiamo chiudere. Roll. 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 Meglio assoldare una recluta finché puoi farlo. Niente. Niente, pompo lui. E basta, non è uscito Baron, rimane la scimmia. Boh, alla fine la build è buona. Purtroppo non abbiamo trovato Barone, però abbiamo trovato i Buster, che sono assolutamente il pezzo da cercare con questo eroe. No, Kangor non va triplata. Non dà vantaggio. Cioè, rischi solamente che te lo shottino subito. Non cambia nulla averne uno dorato o due separati. Tanto alla fine non hai lo spazio per spawnare tutti quei pezzi. Quindi secondo me è meglio averne due separati. Ginny anche a 5 ora farebbe cagare un vendetta debole. Ma in realtà a 5 sarebbe playable. Genera un po' di carte. È scarso comunque. Secondo me appunto sarebbe legit. Cioè lo prenderesti a 5. Perché potresti usarlo in combo con Bran. Non con Bran, scusate, con Nomi. Qualcosa riesci a fare. A 6 non ha senso Ginny. Sporca solo il livello dei pezzi a 6. Indecente. Forse anche Ragnaros si potrebbe abbassare. Era all'uscita era al 5 ed erano troppo forti. Però ora il meta è molto diverso. Il power level è aumentato. Ben, siamo sopra. I trade sono andati male. No, bene in realtà. Vincere vinciamo. Se lui attacca Kangor, era morto, così non muore. Se lui avesse attaccato Kangor rimanevano due buster. Comunque dobbiamo trovare Barone, con Barone lo devastiamo. Quindi continuiamo a rollare. Continua a uscire sto Kangor. Continuiamo a cercare Barone, ragazzi. Tanto è quello lì che serve.
Ma non esce. Oh, mamma mia. Ci voleva tanto. Addirittura adesso ne escono due. Esageriamo proprio. Vabbè, lo frizzo. Se ha zap me lo ammazza. Poi il turno dopo va fuori dal range. Questo turno qua zap gli è buono. Dal prossimo no. Però finalmente abbiamo completato la build. Oh, ragazzi, si può fare? Possiamo vincere con Mugla. Io ho sempre cercato di fare il Naz ultimamente, ma basta fare sta build qua. E ci sono le lobby che si riescono comunque a portare a casa. Le lobby giuste. Perché qua l'Extraza non è riuscita a fare il Naz. Gallywix e Sila sono morti prima di poterlo fare. Uccisi da noi, tra l'altro. Dei Davolgin. Galakrond ha ucciso anche lui da Volgin. Questo, vabbè, è morto da solo. Quindi ci sono delle lobby dove gli eroi tempo buttano fuori gli eroi che poi creano le build assurde. Poi ovviamente qua, ragazzi, non c'ero di Murloc. Cioè è più difficile fare le porcate senza i Murloc. Vediamo se piazza zap. Non piazza zap, quindi sono più forti ora. Eh sì. Attacca sempre prima lui però, questo non è un bene. No, mio barone. Però vabbè, abbiamo vinto prima senza Baron. To the Buster. Aspetta, aspetta. Ma anche questo. Se non mi ha ammazzato dei bot, questo è importante, perché ora i Buster ricominciano a refresharli. Ora anche un Menace in realtà è buono. Ah, questo mi fa perdere. Ho perso un refresh. Eh sì, cazzo. Oddio, a meno che... ok. Non ho perso. Mi sa che però è fatta. Dipende, se attacca il Deviabot. Yes! Già vinto. Top! Si vince con Mukla, l'eroe inaspettato. Si porta a casa un primo posto con Mukla. Che lusso. Oh, un po' di ossigeno. Un po' di ossigeno portato a casa con il King. Spettacolo.